E a questo punto andiamo subito al secondo talk show. Anche in questo caso siamo stati in grado di rispettare i tempi, Mario Bentivegna. A questo punto parliamo di osteoporosi, è il tema del secondo talk show che viene aperto, come è giusto che sia, con un'attesa relazione e la lettura magistrale in questo caso del dottore Luigi Sinigaglia. La prego di raggiungerci, eccolo. Si tratta del direttore del Dipartimento di Reumatologia dell'Ospedale Gaetano Pini di Milano, presidente nazionale della Società Italiana dell'Osteoporosi e del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro. Lui relazionerà, e la ringraziamo per questo, su osteoporosi, una malattia silente che può provocare un danno irreversibile. A lei. Grazie al moderatore, grazie soprattutto al dottor Bentivegna per l'invito. La formula mi sembra molto felice e consente veramente di portare dei messaggi importanti nel campo di alcune malattie reumatiche, che sono quelle che occupano la nostra attività in maniera più consistente. Allora, il titolo della mia relazione era quella relativa all'osteoporosi, e cerchiamo di definirla fondamentalmente, questa malattia. Vedete, questa è una definizione del 1996 che metteva al centro della enunciazione la ridotta massa ossea. Bene, questa definizione è stata completamente capovolta nella Consensus Conference di qualche anno dopo, perché, come voi potete ben vedere, al centro di questa definizione vi è una compromissione della resistenza ossea e il concetto della predisposizione alle fratture. La malattia è una malattia quindi che comporta fondamentalmente, dal punto di vista clinico, una predisposizione alle fratture. Quindi il concetto di osteoporosi si è evoluto e siamo passati da un concetto di malattia da diminuita densità minerale ossea a un concetto di malattia da diminuita resistenza dello scheletro. Voi sapete che la diagnosi di osteoporosi poggia oggi su un criterio, secondo l'Organizzazione Mondiale di Sanità, che è un criterio eminentemente densitometrico, e che il parametro di riferimento è questo T-score, cioè lo scostamento del valore di densità minerale ossea in deviazioni standard rispetto a una popolazione adulta, giovane e sana. E queste sono le categorie che qui vedete, che vengono comunemente utilizzate per diagnosticare l'osteoporosi, ma qui c'è un problema molto grosso su cui poi torneremo dal punto di vista interpretativo. Vediamo alcuni concetti fondamentali che possono essere in qualche modo trasferiti su questa patologia. L'osteoporosi, dal punto di vista letterale, significa osso poroso, e quindi una malattia caratterizzata da osso fragile. Si tratta sicuramente di un problema importante dal punto di vista della salute pubblica, che interessa milioni di pazienti in tutto il mondo, e non esclusivamente, come vedremo, interessa le donne postmenopausali. Ha delle conseguenze cliniche molto severe, soprattutto in termini di fratture scheletriche, che sono associate a dolore, a sofferenza, a disabilità, e poi vedremo anche a una morte prematura. E rappresenta un carico molto significativo sia per l'individuo sia per la società, ed è sicuramente il concetto vincente, quello che il primo punto, il primo target fondamentale della terapia che noi possiamo mettere in atto è quello di ridurre il rischio di fratture, e non certamente soltanto quello di aumentare la densità minerale ossea. Ma abbiamo diversi modelli clinici entro cui muoverci, e sono fondamentalmente questi quattro modelli che io volevo rapidamente richiamare. Il primo modello è quello sicuramente dell'osteoporosi postmenopausale, che concentra già la vostra attenzione immediatamente sul ruolo degli estrogeni, che sono gli ormoni che dopo la menopausa spariscono e che sono responsabili fondamentalmente di questa drammatica perdita di densità minerale ossea che nella donna si verifica subito dopo la menopausa. Generalmente tutte le donne perdono osso dopo la menopausa, ma certamente c'è una popolazione di donne, intorno al 20-30% della popolazione normale, che perde osso in maniera drammatica dopo la menopausa. Questa, per capire la natura e il motivo di questa perdita ossea dopo la menopausa, dobbiamo rifarci a quella che è la fisiologia di base dello scheletro. Qui siamo all'interno di quella che viene chiamata nello scheletro l'unità multicellulare di base, cioè un vero e proprio microlaboratorio
di cui il nostro scheletro è costellato. Voi sapete che lo scheletro è tutt'altro che un organo assolutamente neutro dal punto di vista metabolico, ma è un organo metabolicamente molto attivo, dove agiscono diversi tipi di cellule e queste cellule agiscono in sincronia, in accoppiamento le une con le altre. Lo scheletro viene continuamente rinnovato per effetto degli osteoclasti che scavano delle lacune, poi si passa a una fase di reversione, compaiono gli osteoblasti che cominciano a riformare osso. Questo equilibrio e questa sequenza di cellule di funzioni va avanti attraverso una metodica di accoppiamento. Non c'è deposizione ossea laddove non ci sia stato precedentemente un riassorbimento osteoclastico. E vi sottolineo l'importanza ancora di queste cellule, cioè degli osteociti, che sono le cellule più trascurate dal punto di vista generale, sono nient'altro che osteoblasti che si sono murati nell'osso e queste cellule danno degli ordini agli osteoblasti e agli osteoclasti e li invitano a muoversi e a procedere nel loro fenomeno di rimodellamento. Gli osteociti sono il vero cervello pensante dell'osso. Questi fenomeni, come vi dicevo prima, sono dei fenomeni assolutamente accoppiati dal punto di vista funzionale, ma sono fondamentalmente disaccoppiati dal punto di vista cronologico, perché mentre il riassorbimento osteoclastico è una fenomenologia molto veloce che si esaurisce nell'arco di 2-4 settimane, la fase di neoformazione degli osteoblasti è invece molto più lunga, richiede 4-6 mesi per essere completata. Gli osteoblasti sono delle cellule da un certo punto di vista molto più pigre e molto più lente degli osteoclasti che invece scavano osso con una grande velocità. E allora se vediamo quella che è la fisiologia dello scheletro alla luce di queste nozioni, vediamo che questa è una situazione assolutamente normale, dove queste BMU si attivano in maniera normale e dove i fenomeni di neoformazione e di riassorbimento sono assolutamente bilanciati a produrre uno scheletro che sta in straordinario equilibrio durante la vita. Quando intervengono alcuni fenomeni come quello della menopausa, questi fenomeni di attivazione di queste microlaboratori a livello scheletrico è molto accentuato ed è una conseguenza fatale che prevalga, proprio perché è molto più rapido e molto più efficace il riassorbimento osteoclastico, prevalga l'attività di riassorbimento sull'attività di neoformazione, con il risultato di un bilancio scheletrico che pende nettamente al negativo. Quante più unità si attivano nell'unità di tempo, tanto maggiori sono queste lacune che vengono scavate dagli osteoclasti e che non sono rimpiazzate adeguatamente dagli osteoblasti. E questo, come voi vedete, ha un effetto fondamentale di impoverimento del tessuto scheletrico e di riduzione della densità minerale ossea. Succede lentamente questo fenomeno che qui vedete, che è la microrottura e la microfrattura delle trabecole a livello dell'osso, e questo fenomeno è un fenomeno che oggi è considerato assolutamente irreversibile, è un fenomeno non più recuperabile con nessuna terapia. Ecco ancora una volta che compare il concetto della diagnosi precoce, dell'importanza della diagnosi precoce per cercare di fermare questo processo evolutivo quando la frattura, così come l'erosione nell'artrite reumatoide, non si è ancora verificata. Certamente la carenza di estrogeni è un fenomeno fondamentale, e quando noi andiamo a misurare dei marcatori di degradazione del collageno scheletrico in donne dopo la menopausa, troviamo che una buona parte di queste donne ha questi livelli di marcatori al di fuori della scala della normalità. Quindi aumenta in queste donne il riassorbimento osseo. L'ipoestrogenismo agisce con diversi meccanismi sullo scheletro, non soltanto l'insufficienza ovarica della menopausa, ma tutte le condizioni che sono caratterizzate, come voi vedete, da ipoestrogenismo, danno sullo scheletro una serie di effetti fondamentali che sono degli effetti negativi, il più importante dei quali è probabilmente l'ultimo, e cioè gli estrogeni determinano un controllo su alcune sostanze che sono delle citochine osteoclastogenetiche, citochine cioè che favoriscono l'attivazione degli osteoclasti. La mancanza di estrogeni libera sostanzialmente queste citochine e determina questo aumento marcato del riassorbimento osseo. Ma certamente esiste un altro modello importante, che è quello dell'osteoporosi maschile, e è curioso vedere questo modello alla luce degli strumenti che io ho cercato di darvi fino a questo punto. Vedete, la perdita lineare di osso nel maschio è molto più lineare, perché il maschio non ha una menopausa fisiologica come la donna, ma continua a perdere osso sostanzialmente a partire dai 50-60 anni fino all'età senile.
E per capire questo meccanismo di perdita ossea dobbiamo rifarci ancora una volta al sistema ormonale che è presente nel soggetto maschile, dove l'ormone principale è sicuramente il testosterone, che va ad agire sul recettore per gli androgeni e comanda in questo modo le sue funzioni cellulari. Ma certamente in vivo esiste anche un'altra strada fondamentale, che è quella che vedete qui sulla destra, in cui attraverso l'intervento di questo enzima che si chiama aromatasi, il testosterone in vivo viene trasformato in estradiolo e agisce l'estradiolo ovviamente sul suo recettore estrogenico. Bene, oggi noi sappiamo che i maschi anziani hanno dei livelli di estradiolo libero, esattamente proprio per il motivo che vi dicevo prima, che sono straordinariamente bassi e del tutto analoghi a quelli delle donne in postmenopausa. E ancora una volta voi vedete che quando andiamo a confrontare pazienti che hanno l'osteoporosi con pazienti di controllo di sesso maschile, la differenza non è fatta tanto dai livelli di testosterone quanto dai livelli di estradiolo libero. E ancora una volta voi vedete che sono solo i pazienti che hanno bassissimi livelli di estradiolo libero, pazienti maschi, questi sono maschi italiani, i pazienti che hanno bassissimi livelli di estradiolo libero, quelli che perdono in maniera drammatica massa ossea. Allora esiste una teoria che potremmo definire una teoria estrogenocentrica della osteoporosi maschile e femminile, e potrebbe essere attuale questa vignetta che qui vedete, in cui viene espresso molto bene che tra le tante cose che noi dobbiamo chiedere alle nostre compagne, probabilmente dobbiamo chiedere anche i loro ormoni. Ma esiste un terzo modello che è il modello invece dell'osteoporosi senile, cioè dell'osteoporosi che interessa sostanzialmente il soggetto anziano. E qui vi presento una diapositiva un po' complicata, ma non voglio tediarvi con questa diapositiva se non per dirvi fondamentalmente che al centro dell'osteoporosi maschile questa volta non ci sono più gli osteoclasti che riassorbono osso, ma ci sono gli osteoblasti, perché sono proprio gli osteoblasti, cioè le cellule che formano osso, che vengono in qualche modo minacciate e vengono in qualche modo a diminuire la loro funzione. Questo avviene soprattutto perché nel soggetto anziano gli osteoblasti non si diversificano più in maniera ottimale, ma viene in qualche modo privilegiata per una serie di motivi la differenziazione della cellula mesenchimale verso gli adipociti. È nozione comune che l'osso dell'anziano contenga una quantità di grasso molto più rilevante di quanto non ne contiene il soggetto giovane, e gli adipociti, come voi sapete, sono dei formidabili produttori a loro volta di alcune citochine che vengono chiamate a loro volta adipochine, che sono in grado di stimolare il riassorbimento osteoclastico. E quindi ancora una volta vedete che c'è una specie di accoppiamento in senso negativo tra queste cellule, ma nell'osteoporosi senile certamente sono gli osteoblasti le cellule che sono più interessate. Oggi esistono dei mediatori che sono stati studiati recentemente, dei sistemi, delle sostanze che sono in grado proprio di inibire la funzione osteoblastica. La più importante di queste è la sclerostina, e voi vedete come vi sia una stretta correlazione tra i livelli di sclerostina, che è l'inibitore della osteoblastogenesi più importante, cioè della funzione osteoblastica, e l'età. Mano a mano che l'età aumenta, sia nei maschi sia nelle femmine, voi vedete come aumentano i livelli di questo inibitore. E infine, a complicare il problema, esiste questo altro grande modello, che è il modello forse clinicamente più educativo e quello su cui io vorrei soffermarmi di più, che è quello delle osteoporosi secondarie. Vedete, questo è uno studio su oltre 8.500 pazienti in cui sono state valutate le cause di osteoporosi secondaria in questa popolazione. Bene, questi autori hanno trovato un 16% di osteoporosi secondaria nelle femmine e almeno un 30% di osteoporosi secondarie nei maschi. Queste sono cifre notevolissime. Voi capite che il riconoscimento della secondarietà di un'osteoporosi è fondamentale dal punto di vista terapeutico, perché in medicina, come sempre succede, quando noi dobbiamo ottemperare a un procedimento diagnostico, dobbiamo sempre cercare di fare diagnosi, e fare la diagnosi di osteoporosi secondaria è importante, riconoscere la causa di questa malattia è importante, perché è solo questo che consente poi di fare una terapia ottimale. Se poi andate a vedere il problema dal punto di vista della presentazione della malattia sotto forma di frattura vertebrale, voi vedete, queste sono diverse popolazioni, guardate addirittura
addirittura si arriva in questo studio a una percentuale di pazienti maschi con osteoporosi secondaria che è del 64% dei casi. Ciò significa che 6 maschi su 10 che si presentano da voi con una frattura vertebrale possono avere un'osteoporosi secondaria. E qui naturalmente entriamo in un campo di elevatissima complessità, perché se facciamo una stima di quelle che sono le cause di osteoporosi secondaria, voi vedete che andiamo fondamentalmente a invadere in maniera drammatica tutto l'ambito della medicina interna, da malattie endocrino-metaboliche a malattie respiratorie, a malattie genetiche, a malattie gastroenterologiche, renali, reumatologiche, ematologiche, neoplastiche e via così. E quindi è molto difficile orientarsi in questo campo ed è molto difficile cercare di arrivare a una diagnosi definitiva in questi pazienti. Aggiungiamo che abbiamo all'uso comune una miriade di farmaci che sono in grado di determinare osteoporosi. Quindi tutti questi farmaci, quando il paziente prende qualunque di questi farmaci, è un paziente che deve essere in qualche modo considerato a rischio, e questi farmaci possono essere la causa della sua osteoporosi secondaria. Relativamente all'osteoporosi secondaria, io direi che per semplicità possiamo fermarci a 3 considerazioni fondamentalmente. Esistono delle condizioni subcliniche che ci devono allertare, che ci devono far venire un alto indice di sospetto. Esistono delle osteoporosi neglette che vengono dimenticate dal medico e che quindi per le quali quindi è necessaria una conoscenza di queste condizioni, ed esistono delle condizioni che io ho definito emergenti, nuove condizioni che possono dare osteoporosi. Vediamo rapidamente quali sono i casi più tipici, quelli per esempio che ci devono guidare attraverso un alto indice di sospetto. Pensate a un ipertiroidismo subclinico che può essere causa di osteoporosi, per esempio in quei pazienti che prendono della tiroxina a dosi eccessive e hanno un'eccessiva soppressione del TSH. Pensate all'ipogonadismo nel maschio, che è una manifestazione che raramente dà un versante clinico, ma che può esistere per tantissimi anni. Pensate alle sindrome da malassorbimento, mi riferisco per esempio alla celiachia. Tutti voi sapete che la celiachia è una malattia che può essere diagnosticata molto tardivamente. A me è accaduto recentemente di diagnosticare una celiachia in una donna plurifratturata che aveva 64 anni. E pensate anche alle condizioni di ipercorticismo endogeno, che possono essere anche queste molto poco clinicamente rilevanti. Poi ci sono queste condizioni in cui spesso l'osteoporosi è trascurata, e qui è necessaria la nostra cultura e la nostra conoscenza. Io mi ricordo dell'artrite reumatoide perché faccio il reumatologo, ma tutte queste condizioni che qui vedete possono essere causa di osteoporosi. E poi ci sono condizioni emergenti che possono causare osteoporosi e che dobbiamo conoscere in qualche modo, come l'HIV, come le donne che usano inibitori dell'aromatasi dopo un tumore al seno, come gli uomini che vengono trattati con una terapia da deprivazione androgenica dopo un tumore alla prostata, come pazienti diabetici che usano i tiazolinedioni, come pazienti che prendono inibitori di pompa, e la semplice assunzione di inibitori di pompa può essere cronicamente, può essere una causa di malassorbimento e quindi di osteoporosi. Allora, se dovessimo ripensare all'osteoporosi in generale, potremmo addirittura arrivare a dire: ma guardate, tutte le forme di osteoporosi sono in realtà sostanzialmente secondarie. Basta fare una buona indagine, una buona anamnesi, un buon esame obiettivo, e probabilmente una ragione la troveremo sempre. E una ragione particolarmente trascurata e particolarmente negletta è quella della carenza epidemica di vitamina D nella popolazione. Vedete, queste sono percentuali di pazienti che hanno un'ipovitaminosi D in tutto il mondo, così come sono state segnalate. Sono cifre veramente allarmanti. Il deficit di vitamina D è un fattore deleterio per lo scheletro, non soltanto per lo scheletro, ma soprattutto per lo scheletro, perché determina, come voi vedete, tutte queste conseguenze che sono qui presenti, e perché la carenza di vitamina D si associa invariabilmente a un aumento del rischio di frattura. Vedete che questi pazienti che hanno dei valori di vitamina D particolarmente bassi hanno un rischio del 70% aumentato di avere una frattura del collo del femore. E l'altra faccia della medaglia è che se noi somministriamo la vitamina D, non soltanto siamo in grado di ridurre
ridurre questo rischio, ma soprattutto siamo in grado di migliorare la stabilità del paziente e di ridurre il suo rischio di caduta. Questo è stato dimostrato da molte meta-analisi, questa è una meta-analisi che fa vedere molto bene come la semplice supplementazione di vitamina D riduce il rischio di caduta nel paziente. Ma tornando a quel che vi dicevo prima, dal punto di vista della efficienza diagnostica, e cioè del ruolo della densitometria per la diagnosi, certamente questo è importante, ma questo concetto che vedete in questa diapositiva è assolutamente cruciale. È vero che osteoporosi significa riduzione della densità minerale ossea, ma non è vero che una ridotta densità minerale ossea significa osteoporosi sempre. Quindi io ho combattuto moltissimo quando i miei radiologi refertavano le DEXA con la parola osteoporosi, ho detto questa parola deve essere eliminata dal referto radiologico, perché una ridotta densità minerale ossea non è necessariamente un'osteoporosi, e questo è il caso più eclatante di una malattia assolutamente negletta. Voi vedete, riconoscete una trabecola ossea con un bordo osteoide molto ampio, questa è un'osteomalacia. Questa è una radiografia di un'osteomalacia e vedete questi cedimenti plastici di tutti i corpi vertebrali che si ripetono in maniera molto ordinata. Questa lastra è patognomonica, direi, di osteomalacia. Trattare una paziente siffatta con i comuni farmaci che noi usiamo per l'osteoporosi sarebbe veramente un grave delitto. Ma perché tutte queste cose che vi ho detto? Semplicemente perché l'osteoporosi determina un osso fragile, e un osso fragile è caratterizzato dalla presenza e dalla comparsa di queste fratture, che sono le principali quattro fratture osteoporotiche che è dato di vedere. Ricordate che per la definizione di frattura osteoporotica noi consideriamo di solito il trauma a bassa energia, cioè fratture per traumi che normalmente non dovrebbero dare fratture, ma è vera anche l'altra faccia della medaglia, perché questi pazienti di fronte a traumi più importanti si fratturano ancora di più e si fratturano in maniera molto più grave, e quindi anche questo è un dato di cui tenere conto. Vedete che tutte le fratture praticamente possono essere considerate osteoporotiche, tutte queste fratture sono state associate, vedete, con degli intervalli di confidenza adeguati, sono state associate ad osteoporosi, e questa è un po' una diapositiva epidemiologica che fa vedere il pattern di frattura nel sessi, nei due diversi sessi. Vedete come le fratture del femore aumentino mano a mano che si avanza con l'età, vedete come per esempio la frattura dell'avambraccio, la frattura di Colles, è una frattura molto rappresentata nel sesso femminile, ma molto poco o molto meno rappresentata nel sesso maschile. Le fratture sono importanti e dal punto di vista epidemiologico sono eventi molto più frequenti rispetto a quelli che si riscontrano in altri ambiti della medicina come la cardiologia, la neurologia o l'oncologia. Vedete quanti eventi fratturativi vengono segnalati sostanzialmente in questo caso negli Stati Uniti. Guardate il panorama italiano, questo è un bellissimo studio di Tarantino fatto nel 2010, aggiornato su dati del 2006, vedete 87.000 fratture di collo di femore, 48.000 fratture di omero, delle fratture di polso in numero di 85.000, e vedete per quanto riguarda le fratture vertebrali 150.000 fratture vertebrali in un anno, e qui c'è una differenza fondamentale tra le fratture cosiddette cliniche e le fratture morfometriche, perché le fratture cliniche sono, ahimè, spesso estremamente sottodiagnosticate, come vi diceva prima Di Matteo. E come si fanno a diagnosticare? È molto semplice, basta fare un esame semplicissimo. Di fronte a un paziente di mezza età che arriva da voi con un mal di schiena importante a livello dorsale o a livello lombare, bisogna fare una radiografia, perché in un'alta percentuale di casi è possibile rinvenire una frattura vertebrale. La frattura è un evento importante nella vita del paziente e ha fondamentalmente tre importanti conseguenze: una conseguenza che potremmo definire di morbilità, una conseguenza sulla aspettanza di vita del paziente, e un'altra conseguenza importante è il fatto che ogni frattura determina un aumento vertiginoso del rischio di fratture future.
Bene, vediamo qualche dato sulla morbilità. Tutte le fratture comportano ovviamente una disabilità temporanea, chi più chi meno. Vedete, in questo caso la frattura che è peggiorativa è quella delle vertebre lombari. E questo dato si traduce ovviamente in una riduzione marcata della qualità di vita indotta dall'osteoporosi rispetto ad altre patologie. Voi vedete, la qualità di vita è ridotta nell'osteoporosi in maniera maggiore di quanto non sia ridotta, per esempio, in tutte queste patologie che qui vedete, che hanno una grande rilevanza sociale. Per quanto riguarda le fratture vertebrali, vi dicevo prima, sono fratture potentemente sottostimate, perché il dolore non viene riconosciuto come proveniente da un cedimento somatico vertebrale, ma viene attribuito a patologie molto più frequenti, probabilmente come l'osteoartrosi o la spondiloartrosi. Sta di fatto che le fratture vertebrali possono avere conseguenze a breve termine, quando danno dolore e quando vengono riconosciute, ma anche drammatiche conseguenze, come voi vedete, a lungo termine, che sono qui elencate e che sono conseguenze che incidono in maniera rilevante sulla qualità di vita del paziente. Ovviamente la frattura del collo del femore è un'altra frattura che ha delle conseguenze devastanti in termini di morbilità. Se è vero che solamente il 65% dei pazienti anziani che si fratturano il femore riescono a riprendere e a camminare dopo un anno, se è vero che soltanto la metà di questi pazienti è in grado di riprendere le attività della vita quotidiana. Ma anche altre fratture patologiche, anche altre fratture osteoporotiche che comunemente non sono associate a un'elevata morbilità hanno invece un impatto sulla qualità della vita importante. Anche la frattura di Colles, vedete, questo è uno studio incentrato sulla frattura di Colles pubblicato abbastanza recentemente, che identifica anche la frattura di Colles come un evento che può facilitare il declino funzionale. Guardate quello che è il panorama invece delle fratture del collo dell'omero. Vedete, questa è una frattura di omero ed è tipicamente una frattura osteoporotica. Vedete che il 60% di questi pazienti dopo 13 anni è deceduto, il 55% di questi pazienti ha ancora disturbi alla spalla, il 70% di questi pazienti ha ancora dopo 13 anni una riduzione della funzione della spalla. Ma le fratture sono importanti soprattutto perché riducono l'aspettanza di vita, e questi sono dati riportati abbastanza recentemente e ormai codificati in tutta la letteratura internazionale. Se confrontiamo la sopravvivenza nei pazienti fratturati rispetto ai pazienti non fratturati, le curve sono molto peggiorative per i pazienti che hanno avuto delle fratture, e questo è vero sostanzialmente per quasi tutte le fratture. Guardiamo il dato sulle fratture vertebrali. Queste sono curve di sopravvivenza nei maschi e nelle femmine di pazienti che hanno avuto una frattura vertebrale, e questi sono gli anni dalla diagnosi di frattura vertebrale. Vedete questa forbice tra i controlli e i pazienti che hanno avuto una frattura. È una forbice paradossalmente ancora più ampia e ancora più aperta nei soggetti di sesso maschile rispetto ai soggetti di sesso femminile, ma è inequivocabile che i pazienti che hanno delle fratture vertebrali muoiono prima e campano di meno. E questo è un dato abbastanza difficile da capire se voi non intendete la frattura somatica vertebrale come l'emblema di una fragilità generale dell'organismo e di una fragilità generale del paziente. I dati sulla mortalità della frattura di femore li conoscete tutti avete dei pazienti anziani e tutti sapete che la frattura di femore può essere l'anticamera della morte in molti dei vostri pazienti. Questo è un mostruoso studio che è stato condotto su 160.000 fratture di femore, e vedete che esiste un picco di mortalità a tutte le età. A ogni età in cui la frattura si verifica c'è un picco di mortalità, dopodiché la curva scende, ma voi vedete che riprende con una pendenza che è sostanzialmente diversa rispetto a quella della popolazione di controllo. Quindi anche a distanza di tempo la frattura di collo del femore può dare mortalità, e questa mortalità è più elevata paradossalmente nel soggetto di sesso maschile rispetto al soggetto di sesso femminile, sia quando consideriamo le morti associate alla frattura di femore, sia quando consideriamo i casi di morte che sono invece strettamente e segnatamente collegati alla frattura di femore. Sostanzialmente possiamo dire che gli uomini hanno un eccesso di rischio di morte superiore a quello
delle donne indipendentemente dal gruppo di età studiato. Ma il terzo punto fondamentale, che è quello dell'effetto domino di questa malattia, è che quando c'è una frattura osteoporotica il rischio di avere fratture future è un rischio enormemente aumentato, e questo è vero per tutte le fratture osteoporotiche. Le fratture di vertebra predicono fratture di vertebra, fratture di polso, fratture di anca, tutti i tipi di fratture. C'è una correlazione strettissima. Guardate, i pazienti in colonnine rosse sono quelli che hanno avuto due deformità vertebrali, cioè due fratture, hanno un rischio aumentato di avere fratture degli arti, un rischio aumentato di avere fratture dell'omero, un rischio aumentato di avere fratture di polso, un rischio enormemente aumentato di avere una frattura di femore. Questo è vero anche nei maschi, questi sono popolazioni maschile. Vedete, chi ha avuto una frattura vertebrale, una frattura da fragilità, ha un rischio che è 6 volte superiore di averne delle altre nel futuro. Ma anche la frattura di Colles, la semplice frattura del polso, che è quella che si verifica in giovane età nelle donne di solito, verso i 55-60 anni, è un formidabile predittore di fratture future, sia per quanto riguarda le fratture vertebrali, sia per quanto riguarda le fratture del collo femorale. La frattura di Colles è probabilmente storicamente il primo evento clinico nella storia naturale dell'osteoporosi, e quando avete una donna che si è fratturata un polso in quell'età, dovete sempre pensare che questa donna possa essere candidata a sviluppare un'osteoporosi. Ma vi dicevo prima questo dato delle fratture precedenti. Guardate questo diagramma, che sembra un po' complicato, ma io ve lo spiego rapidissimamente. Questi sono pazienti in arancione che hanno già avuto una frattura, in grigio pazienti che non hanno avuto una frattura, che sono suddivisi a secondo della loro categoria alla densitometria ossea. Vedete che i pazienti che hanno già avuto una frattura, ma che hanno una densitometria ancora non osteoporotica, hanno un rischio di frattura che è superiore a questi pazienti che hanno osteoporosi ma che non hanno mai avuto una frattura precedente. Quindi la frattura è un fattore di rischio extrascheletrico che deve essere tenuto in conto quando si valuta la relazione tra la riduzione della densità minerale ossea e l'aumento del rischio di frattura. Questa è una relazione codificata. Noi grosso modo sappiamo che mano a mano che si riduce la densità minerale ossea, aumenta, circa raddoppia per ogni deviazione standard di riduzione, raddoppia il rischio di frattura. Ma questa relazione deve essere vista alla luce di alcuni fattori che devono correggere questa correlazione, e che sono fattori che noi possiamo definire come fattori extrascheletrici o extradensitometrici di rischio di frattura. Il primo dato è l'età. Voi vedete che a parità, sostanzialmente a parità di densità minerale ossea, questa è una densità minerale ossea in range osteoporotico, meno 2.5, il rischio di frattura è profondamente diverso per un paziente di 50, di 60, di 70 o di 80 anni. Quindi l'età è un fattore cruciale in questa valutazione. Una seconda correzione deve essere fatta per l'indice di massa corporea. L'indice di massa corporea, come voi vedete, è un fattore di rischio per avere delle fratture che è indipendente dalla densità minerale ossea. E una terza correzione deve essere fatta, e lo dico per i reumatologi soprattutto e anche per i medici di medicina generale, per alcune condizioni, e questa è forse la condizione più importante, quella del paziente che assume glucocorticoidi. Il paziente che assume glucocorticoidi si frattura a parità di densità minerale ossea molto di più di quanto non si fratturi un paziente che non assume glucocorticoidi. Voi vedete che per valori bassi di T-score l'incidenza di fratture nei pazienti che usano cortisonici è enormemente più alta rispetto ai pazienti che invece non utilizzano questi farmaci. E quindi esistono numerosi rischi, fattori di rischio, che devono essere considerati, non soltanto la BMD. La densitometria ossea è uno strumento nell'iter diagnostico dell'osteoporosi, ma non è la base per prendere sostanzialmente una decisione definitiva. I fattori di rischio amplificano il rischio di frattura. Voi vedete in questo algoritmo come questo sia il rischio di frattura in pazienti che non hanno fattori clinici di rischio,
questo rischio aumenta molto quando c'è una frattura prevalente, aumenta molto quando i pazienti usano anche i cortisonici, aumenta molto quando i pazienti hanno una storia familiare di osteoporosi, e anche questo è un dato importante da acquisire quando noi interroghiamo il paziente. Bene, questi algoritmi sono uno strumento molto importante e la Società Italiana dell'Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dello Scheletro ne ha sviluppato uno sulla scorta del FRAX che si chiama DEFRA, che è direttamente utilizzabile dal punto di vista clinico online da tutti, e attraverso un semplice questionario che dura 5 minuti è possibile calcolare in questi pazienti il rischio di frattura maggiore osteoporotica nei successivi 10 anni di vita. E questo tipo di tentativo che la società sta facendo è quello di spostare le indicazioni ai farmaci che oggi sono sottoposti alla nota 79 non più a categorie di rischio molto eterogenee come sono quelle contenute nella nota 79, ma di spostare l'attenzione sull'applicazione di questi algoritmi che ci consentono veramente di definire il rischio di frattura del nostro paziente. L'ultima diapositiva per dirvi come tutto questo comporti poi in termini di costi un carico enorme per la comunità. Vedete che le fratture da fragilità sono inferiori soltanto ai costi che la società eroga per una malattia come la demenza senile, ma sono superiori ai costi che invece sono legati a tutte queste altre patologie. E l'ultima diapositiva, l'ultimissima, è una diapositiva di speranza, perché se è vero quello che vi ho detto, se è vero cioè che le fratture osteoporotiche riducono l'aspettanza di vita, la risposta è in questa diapositiva: è vero che le terapie che si fanno adeguatamente per curare l'osteoporosi migliorano anche l'aspettanza di vita e allungano la vita dei nostri pazienti. Vi ringrazio. Grazie, avete sentito il dottor Luigi Sinigaglia, che vorrei restasse qui con noi per dare vita al talk show che seguirà, appunto dedicato all'osteoporosi. Vorrei chiamare, come giusto che sia, il moderatore che mi farà compagnia in questi 55 minuti di dibattito. Si tratta del dottore Giuseppe Galfo, che è il dirigente medico di medicina dell'ospedale di Scicli, ma è anche responsabile, ne abbiamo già parlato prima, del centro prescrittore della rete di reumatologia provinciale dell'ASP 7 di Ragusa. Prego, dottore, si accomodi, chiediamo l'intervento del moderatore, arriva il microfono. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Chiamiamo intanto gli altri ospiti e poi lei mi fa una sintesi iniziale. Vorrei insieme a me anche l'opinion leader, il dottore Giovanni Davola, responsabile del servizio di reumatologia e prevenzione delle malattie apparato muscoscheletriche e osteoporosi dell'ASL 3 di Catania. Benvenuto. Eccolo. E poi naturalmente il dottore Mario Bentivegna, questa volta lo sentiamo in qualità di opinion leader, e infine la dottoressa Giovanna Virgadaula, medico di medicina generale che esercita la sua attività in provincia di Ragusa a Vittoria. Anche lei la benvenuta. E allora cominciamo subito, dottore Galfo, per quanto riguarda una sintesi iniziale. In questa parte di dibattito lei che cosa vuole sentirsi dire dagli esperti che si alterneranno? Più che sentirmi dire, prima di tutto vorrei fare complimenti al professore Sinigaglia. Dopo aver ascoltato la sua splendida relazione, tutti quelli che siamo qua dentro ne sappiamo un po' di più sull'osteoporosi. Quello che vorrei sentirmi dire, l'ha già detto in chiacchiere lettere il professore Sinigaglia, i numeri di questa malattia, che spesso anche noi specialisti, ma anche i medici di base, trascuriamo, sono da guerra, sono dei numeri da strage: 80.000 fratture di femore in un anno, quelle vertebrali. Si devono porre all'attenzione verso questa malattia, che se vengono instaurati dei meccanismi di prevenzione, di diagnosi rapida del rischio fratturativo, e con le terapie che abbiamo a disposizione oggi, potremo riuscire veramente a ridurre questa strage, perché è una vera e propria strage con tutte le conseguenze che abbiamo sentito benissimo dal professore Sinigaglia. Sì, professore Sinigaglia, c'è un aspetto che mi ha colpito, le do subito il microfono. Lei ha parlato di un alert che si potrebbe verificare nelle donne intorno a 50 anni con la frattura al polso, che potrebbe poi aprire uno scenario legato all'osteoporosi seria. Per quanto riguarda questa malattia, l'osteoporosi, si può parlare di un'osteoporosi precoce, quindi scendiamo ancora di più con l'età? Esiste? C'è?
Sì, sì, esiste, certamente esiste, cioè è da sfatare il concetto che l'osteoporosi sia una patologia esclusivamente senile. L'osteoporosi nasce, a parte il fatto che esistono delle forme giovanili e quindi esistono delle forme secondarie che si possono manifestare anche in pazienti molto giovani, ma al di là di questo certamente l'osteoporosi va in qualche modo sorpresa precocemente, perché queste donne che cominciano a perdere osso, poi si può discutere sul fatto di come debbano essere trattate in quel momento della vita, ma certamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità decide che per un criterio di costo efficacia la densitometria possa essere erogata a tutti dopo i 65 anni di età. E questo è un dato su cui riflettere, ma questo è un dato di costo efficacia, cioè un dato di ordine economico fondamentalmente. C'è però anche in questa enunciazione un'ancora di salvataggio, cioè nelle pazienti che hanno dei fattori di rischio è possibile utilizzare questo strumento diagnostico anche in epoca molto più precoce. Fattori di rischio, guardate che bisogna ricercarli, nel senso che non sono sempre così eclatanti. Se voi fate, noi che facciamo ambulatori dedicati per l'osteoporosi, ci rendiamo conto per esempio di quale sia l'enorme numero di donne che non usano consumare latte e latticini nel corso della vita. È altissimo questo numero di donne, e questo è un fattore di rischio, perché una dieta povera di calcio è sicuramente un grave fattore di rischio, soprattutto quando è in qualche modo spalmato per tutta un'esistenza. La familiarità è un altro dato assolutamente importante da considerare, il fumo è un altro dato importante da considerare, l'eccesso di alcolici è un altro dato importante da considerare, la ridotta attività fisica è un altro dato importante da considerare. E l'obesità, professore, perché c'è un dibattito aperto sull'utilizzo. L'obesità è molto discussa, l'obesità è molto discussa, perché in realtà l'obesità da un certo punto di vista può essere considerato un elemento protettivo per l'osteoporosi, sia perché l'obesità protegge dalle cadute, sia perché il tessuto adiposo è una fucina di formazione di estrogeni extraovarici ed extraghiandolari, quindi in qualche modo può essere considerato protettivo. Però gli obesi hanno altri fattori di rischio importanti, per esempio sono molto carenti di vitamina D, e questo è un altro dato importante di cui tenere conto. E allora, c'è un altro aspetto della relazione del professore Sinigaglia che mi ha particolarmente colpito. Riguardava intanto la macroarea delle osteoporosi secondarie. Ha detto, tra le altre cose, che possono essere indotte anche da alcuni farmaci. Successivamente il professore ha aggiunto che i corticoidi, hanno una incidenza più alta nel favorire questa l'osteoporosi. A questo punto facciamo il lavoro sporco, lo facciamo noi insieme al moderatore. Esiste una blacklist di farmaci che sì, potrebbero sicuramente, qual è questa blacklist? Sicuramente i cortisonici sono in primissima linea, ma sicuramente anche altri farmaci, come l'utilizzo troppo prolungato delle terapie con eparina, l'utilizzo a scopo soppressivo di ormoni tiroidei spesso sconsideratamente può determinare osteoporosi. Questi sono quelli che più frequentemente sono usati che possono dare osteoporosi. Quindi esiste questa lista, grazie. A questo punto scendiamo nel dettaglio degli interventi e cominciamo subito con il dottore Giovanni Davola, l'avevamo presentato prima. La domanda che arriva dai medici di base è questa: è la nuova terapia con i farmaci biologici e quindi di conseguenza il denosumab è un salto qualitativo, è quello che le chiedono. Se ha bisogno delle slide, si accomodi pure, sarà il benvenuto al podio. Sì, c'è anche il microfono per lei. Facciamo così. Non solo nella qualità degli interventi, ma soprattutto in anche il sistema con cui è stato organizzato, che decisamente è assolutamente interessante. Un attimino che apro il file. Sì, faccia pure questo. Così in questo caso riusciamo. Io nel frattempo volevo aggiungere, mi permetto di aggiungere una cosa a quella che ha detto l'amico Cristimo Galfo, che è una cosa che alla fine capita in maniera
maniera molto frequente a proposito di osteoporosi secondaria, che già l'ha mirabilmente detto poco fa Gigi Sinigallia, ma comunque voglio stressare il concetto che tutte le pazienti che sono state mastectomizzate, che oggi sono e che non sono poche assolutamente purtroppo, e che sono in terapia ormono col tamoxifene, oppure gli uomini che sono operati per carcinoma della prostata, che anche loro sono con terapia ormonoprivativa, sono sicuramente delle persone che vanno estremamente attenzionate, perché avranno tutte quante una riduzione della massa ossea. Oggi chiaramente abbiamo tutta una serie di armi a disposizione, quello che è più nuovo rispetto agli altri è quello che è stato classificato, che è classificato il primo farmaco biologico per la cura dell'osteoporosi, che è il denosumab. Io dovrei un attimino, per necessità di cose, far capire, per capire come funziona il denosumab, quello che succede normalmente nella fisiologia della cellula. Noi sappiamo che abbiamo gli osteoblasti, che sono quelli che si attivano per la produzione della massa ossea, e gli osteoclasti, che sono quelli che tentano, che portano il riassorbimento della massa ossea. L'esaltazione dell'attività degli osteoclasti è quella che porta all'osteoporosi nelle varie fasi, così come è stato descritto già dal professore Sinigallia. Cosa succede normalmente nella fisiologia? Che chiaramente questo meccanismo è sotto stretto controllo di un mediatore, che è quello che si chiama, che lì è colorato a forma, col colore del pistacchio, che è il RANK ligando, che è un mediatore che ha un ruolo molto importante nel confronto degli osteoclasti. Perché? Perché agisce a due livelli sull'osteoclasta. Agisce a un primo livello nelle cellule progenitrici, e quindi stimola la produzione di una quantità, li orienta a produrre una maggiore quantità di osteoclasti, e inoltre si piazza sulla membrana dell'osteoclasta allungandone la vita, nel senso che inibisce l'apoptosi e quindi alla fine aumentando l'attività. Quindi due livelli di attività sugli osteoclasti, facendone produrre di più, e quelli che ci sono facendoli lavorare in maniera più sfrenata. È ovvio che se questo percorso non avesse un freno, sicuramente la nostra massa ossea verrebbe riassorbita in tempi rapidissimi. Il freno è dato da una sostanza che si chiama osteoprotegerina, che è quella che quindi segnata in giallo, che blocca questo RANK ligando nella sua attività sfrenata di attivazione degli osteoclasti. Cosa succede però? Che soprattutto nella menopausa, ma anche in tutta una serie di altre patologie a cui si va incontro o per farmaci o per altro, la quantità di osteoprotegerina prodotta diventa di gran lunga minore a quella che fisiologicamente servirebbe per tenere un bilancio, a zero, fra l'attività di stimolo e l'attività di inibizione. Quindi che succede? Che in menopausa, mancando questo freno, cioè dire mancando la produzione di osteoprotegerina, il mediatore che attiva gli osteoclasti, cioè dire RANK ligando, si esalta nella sua attività, e viene fuori il meccanismo dell'osteoporosi. Vediamo di fatti meglio in questa slide, capiamo cos'è l'effetto di questa bilancia biologica, e quando c'è molta osteoprotegerina aumenta la massa ossea, quando l'osteoprotegerina viene a diminuire sicuramente si arriva all'osteoporosi. Come funziona allora a questo punto il biologico? Il biologico funziona supplendo all'attività dell'osteoprotegerina, quindi simulando l'attività dell'osteoprotegerina e inibendo quindi l'attività del mediatore che stimola gli osteoclasti, cioè dire del RANK ligando. Questo percorso è stato quindi sfruttato abbondantemente da quando sono in commercio i farmaci biologici, nell'ultimo biennio, ma decisamente con una ricerca che risale a 15 anni addietro circa, in cui si è cominciato a tirare su delle molecole, quella che oggi è quella che dà soddisfazioni maggiori sotto questo aspetto, è il denosumab, che è stato, io voglio portare i dati del lavoro registrativi per capire innanzitutto che massa di pazienti è stata testata. Vedete, quasi 8.000 pazienti sono stati testati col denosumab prima che fosse messo in commercio,
con pazienti ovviamente osteoporotici, abbondantemente osteoporotici. La finalità dello studio era quello di valutare le nuove fratture a 36 mesi e chiaramente di vedere tutta una serie di altre cose, e come vedete da questa immagine la riduzione del rischio di fratturativo del denosumab è decisamente spiccatissimo rispetto ai farmaci che normalmente ci sono in commercio, con una riduzione del 68% delle fratture nuove vertebrali, del 40% delle fratture femorali, con un aumento della massa ossea nel tempo che è decisamente soddisfacente e che si mantiene non solo per il periodo dello studio registrativo, ma anche negli anni successivi col prolungo dello studio registrativo. A questo, e concludo, si accoppia una quantità di effetti collaterali che, come vedete in queste immagini, è quasi equivalente a quelli del placebo, cioè dire, si può dire equivalente a zero. L'ultima slide, perché mi serve per attenzionare un concetto a cui sono molto affezionato al di là della molecola, ma che rientra appieno nell'oggetto della tavola rotonda. Noi abbiamo in genere nell'osteoporosi utilizziamo moltissimi bifosfonati, che sono sicuramente dei farmaci che hanno una grande valenza, però alla valenza teorica, che è quella che vediamo qui in questa slide, di fatto abbiamo una validità pratica o reale che è minore. Perché? Perché spesso il paziente non assume la terapia dell'osteoporosi per come dovrebbe. E do il microfono. Eccolo, è di là il microfono. C'è. Eccolo. Sì. E quindi cosa succede? Che venendo a mancare la persistenza terapeutica, quando noi somministriamo ad esempio un alendronato o un residronato, sicuramente si viene a perdere quella che è l'efficacia che noi ci aspettiamo. Quindi la prima battuta che noi dovremmo fare con i nostri pazienti, e questo lo dico in maniera accorata non solo agli specialisti, ma lo dico ovviamente a tutti quelli che seguiamo il percorso dell'osteoporosi, dovrebbe essere quello di far sì che i nostri pazienti abbiano un'aderenza alla terapia che sia realmente per 12 mesi l'anno. Perché anche l'abitudine, devo dire sbagliatissima, di dire ad agosto il farmaco non te lo prendi perché ti riposi, è un'emerita, mi permetto di dire, scusandomi il termine, un'emerita baggianata, perché in quel mese si perde l'attività antiriassorbativa notevolissima. E voi sapete che quando la riduzione della persistenza terapeutica, cioè dire della somministrazione nell'arco di 12 mesi del farmaco, è pari a 6 mesi, la spesa che noi facciamo è totalmente nulla, cioè dire la prescrizione di 6 mesi di terapia durante l'arco dell'anno sono soldi totalmente sprecati e che quindi non vale assolutamente la pena spenderli, ma invece bisogna utilizzarli per quei pazienti che hanno ovviamente la lungimiranza, grazie al medico che li stimola, a fare terapia per 12 mesi l'anno. Porterebbe ciò un grande risparmio e una grande efficacia della terapia. Quindi, ancora una volta, dottore Galfo, così come abbiamo sentito nel precedente talk show, bisogna tenere bene in considerazione gli aspetti economici e dei costi. Certamente, anche Giovanni ha parlato di questo nuovo farmaco, e un aspetto di questo nuovo farmaco rispetto ai biologici dei quali abbiamo parlato prima, riguardanti le malattie infiammatorie articolari, ha un costo nettamente inferiore rispetto a quei farmaci, quindi rientra in una logica di farmacoeconomia. In ogni caso, quello che volevo stigmatizzare, perché poi le terapie sono, ne abbiamo tante a disposizione, con vari meccanismi di azione, con più o meno potenti, che ci permettono teoricamente di fare un vestito su misura per ogni paziente. Io penso che però il concetto principale è quello che ancora si trascurano troppo spesso, come diceva il professore Sinigaglia, il dolore dorsolombare, e che ci porta a vedere l'osteoporosi quando già il danno finale, che è quello fratturativo, si è già determinato. Il risparmio globale è quello sicuramente di far risparmiare diagnosi di osteoporosi già acclamate con fratture, di anticiparle il più possibile attraverso meccanismi di prevenzione, intanto attraverso meccanismi di controllo, attraverso questo il DEFRA che ha descritto il professore Sinigaglia, che ci aiuta con una griglia molto semplice a scegliere i pazienti da sottoporre a screening, e con questo, diciamo così, con questo atteggiamento, che non deve essere di patologia di serie B come spesso viene considerata, l'impatto nei confronti di questa malattia può migliorare veramente nella qualità di vita della cittadinanza.
Professore Sinigaglia, riprendiamo l'aspetto dell'aderenza alla terapia presso l'input lanciato prima. Ecco, vuole aggiungere qualcosa sulla costanza di questo processo? Per rinforzare quello che diceva Giovanni Davola, è uscito un editoriale un po' di tempo fa che era semplicemente intitolato "Un farmaco funziona quando il paziente lo assume". Questo è un concetto fondamentale. Ora, l'aderenza è importante in tutte quelle situazioni in cui non dobbiamo fronteggiare una sintomatologia attuale. Per esempio, l'aderenza ai cortisonici del paziente con artrite reumatoide è un'aderenza in cui il problema non si pone, perché il paziente lo prende perché altrimenti il mattino dopo ha di nuovo la rigidità e di nuovo i dolori. L'aderenza a una terapia per una malattia asintomatica, come potrebbe essere per esempio l'ipertensione, può essere un problema, così come può essere un problema l'aderenza a una terapia di una malattia asintomatica come l'osteoporosi. Quindi è un concetto importante, rilevante, che ha ripercussioni non solo in termini di qualità di vita del paziente, di prevenzione delle complicanze, ma come diceva giustamente Davola, anche in termini farmaco-economici. Allora, l'aderenza è un po' migliorata in questi ultimi anni, soprattutto in funzione del fatto che siamo passati da formulazioni quotidiane a formulazioni refratte, quindi settimanali, mensili, semestrali o addirittura annuali. Quindi in questo modo evidentemente è molto più facile che il paziente osservi un'aderenza. Diciamo che grosso modo, in tutti gli studi che sono stati pubblicati, una buona aderenza è calcolata essere superiore all'80% del regime codificato. Quindi quando un paziente ha quella che si chiama medication possession ratio, oltre l'80%, ok, tutto funziona. Al di sotto dell'80% non funziona più nulla. I pazienti che hanno una medication possession ratio inferiore all'80% hanno a loro volta un aumento del rischio di frattura. E la prima cosa che vi dovete chiedere quando vedete un paziente che vi porta per esempio un esame densitometrico a distanza di un anno e mezzo e voi non trovate per esempio con un bisfosfonato un incremento di densità minerale ossea, ma semmai una perdita di densità minerale ossea, è proprio questa: non è il farmaco che non funziona, ma è il paziente che non prende il farmaco. Volevo solo aggiungere una cosa sull'uso diagnostico degli strumenti, perché è importante. Quando avete un paziente che ha già avuto con certezza una frattura da fragilità, praticamente è inutile ripetere le densitometrie, perché questo deve essere considerato un paziente ad alto rischio e il vostro parametro futuro non è più la densità minerale ossea, ma sono le fratture. Quindi questo paziente è sicuramente un paziente ad alto rischio che deve essere trattato. Ascolti, dottore, allora, ci sono dei punti critici nella somministrazione. Il trattamento come viene monitorato? Sì. Innanzitutto c'è un passaggio che non ho detto nella relazione, che però è proposto di denosumab. La somministrazione è tranquillissima perché si praticano due punture sottocute nell'arco dell'anno, quindi una fiala sottocuta ogni 6 mesi, e quindi fa guadagnare moltissimo l'aderenza e la persistenza del farmaco. E poi mi permetto di aggiungere in un'altra battuta: ricordiamoci sempre che quando prescriviamo la MOC DEXA dobbiamo, e mettiamoci in testa, che il total body è totalmente inutile per i fini clinici nostri. Dobbiamo chiedere sempre la DEXA alla colonna lombare o al femore a seconda dell'età del paziente. Questo mi sembra opportuno perché spesso nelle richieste che vengono per esempio a me come specialista utilizzando il densitometro, spesso trovo richieste di medici che mi dicono fammi il total body, che non serve assolutamente a niente. Quindi questo per avere effetti e non spendere soldi inutili. Abbiamo sentito prima, sempre dalla brillante relazione del professore Sinigaglia, che un altro fattore di rischio è l'assenza, la mancanza di vitamina D. Abbiamo visto dai grafici per esempio che i medio orientali sono più a rischio. Forse ci sono delle slide su questo, quindi possiamo vedere cosa succede nel caso della somministrazione, supplementazione di vitamina D. È così? Sì, mi ripiazzo. Perfetto. Nuovamente qui. Due battute solo sulla vitamina D, cercherò di essere più stringato di prima. In realtà io voglio dire pochino, guarda, non mi sembra un paradosso quello che dico, ma vorrei dire pochino sull'uso, su quello che è la vitamina D nell'osso, perché per me, devo dire soggettivamente, la vitamina D mi ha veramente
sconvolto man mano che l'abbiamo studiata nell'arco degli anni, perché in realtà non è una vitamina ma è un vero e proprio ormone che agisce in tutta una serie di livelli che prima erano inimmaginabili nel tempo e che sicuramente oggi la rendono come una degli ormoni più importanti in quello che è il percorso non solo dell'osso ma anche della vita che ci sta a cuore. Sappiamo benissimo come viene prodotta, tutti i passaggi che ci sono, quanto è importante il sole, quindi i raggi ultravioletti per permetterne i primi massaggi, i primi passaggi da previtamina D al resto con il passaggio poi epatico e renale che servono a renderla attiva. Vediamo come l'influenza nell'arco della giornata per quello che riguarda la prima conversione da previtamina a provitamina e poi inoltre nell'arco dell'anno l'influenza dei mesi quando diventa importante e per la conversione dei veri passaggi dei metaboliti della vitamina ma anche per il dosaggio finale di quello che è la quantità di vitamina D in circolo ci fanno capire quanto l'influenza sicuramente della luce dell'esposizione solare sia fondamentale. È evidente che in un paziente anziano in cui l'emuntorio è rallentato, per esempio, il lavoro che farà la cute sarà di gran lunga ridotto e che quindi lo sottoporrà ad una carenza di sintesi di vitamina D. Chiaramente anche tutta una serie di altri fattori possono lavorare in negativo nei confronti della vitamina D. Se pensiamo a tutte le funzioni che fa, oltre ovviamente a tutto quello che è il metabolismo del calcio, ricordiamoci anche che nel muscolo ha un'azione importantissima perché serve a migliorare, come dire, l'attività propria del muscolo stesso. Tant'è vero che ne riduce il buon dosaggio di vitamina D, riduce il rischio di caduta in tutta una serie di questi pazienti. E quali sono quindi le altre funzioni che mi hanno fatto appassionare alla vitamina D? Sono svariate e con un'espressione genica che è presente, come vedete, in quasi tutti gli organi, gli apparati, colon, mammella, prostata, cuta, polmone, oltre ovviamente agli osteoblasti e cretociti. La struttura che ci fa capire che è un vero e proprio ormone e il fatto che i recettori sono presenti in più di 30 siti cellulari del nostro organismo. Cosa fa oltre alla grandissima azione sul sistema scheletrico e muscolare? Serve per la crescita e la differenziazione delle cellule, svolge uno stimolo alla funzione immunitaria, serve per la secrezione insulinica, serve per il sistema cardiovascolare. Quindi azioni in una serie di organi e apparati svariati che vedete in questa immagine e chiaramente effetti che apparentemente fino a un decennio fa forse potevano essere strani. Per esempio, vedete per quali motivi riduce il rischio di neoplasia. Questo fra l'altro è codificato tutta una serie di lavori americani che hanno fatto vedere che tutta una serie di pazienti con una serie di neoplasie avevano dei dosaggi di vitamina D più bassi rispetto alla norma. Suffragato da questo e ci spieghiamo dal punto di vista metabolico con questa slide perché avviene ciò. E stessa analoga funzione regolatoria nei riguardi dell'ipertensione arteriosa. Sappiamo anche che il rischio di eventi cardiovascolari è maggiore nei pazienti che hanno un dosaggio di vitamina D più basso rispetto a quello che dovrebbe essere normalmente presente. Vale anche per la mortalità totale dei pazienti cardiopatici e quindi che fa? La carenza di vitamina D porta a tutta questa serie di rischi e di alterazioni, debolezza muscolare, aumento della pressione, diabete mellito di tipo 2, alterazione del metabolismo che è la cosa più nota, patologie tumorali, deficit del sistema autoimmune. Diabete l'abbiamo già accennato, come anche dosaggi di vitamina D bassi sono stati riscontrati in tutta questa serie di patologie che sono state qua elencate. Cosa succede però nella pratica clinica? Che chiaramente, nonostante noi pensassimo che nel nostro paese pieno di sole dovremmo trovarci con dei pazienti e delle pazienti normodosate, in realtà non è così, perché proprio noi il bacino del Mediterraneo è quello che è più carente della presenza di vitamina D in circolo rispetto a pazienti che fanno parte di altre latitudini del continente, anche del continente europeo stesso. Nell'anziano abbiamo spiegato il motivo per cui c'è quasi sempre una carenza di vitamina D, ma non solo, anche nei giovani. Quando si intende carenza, che significa? Sotto il valore di 50 micromoli, mentre invece l'insufficienza è da 50 a 75, l'eccesso non viene mai. Perché anche questo fenomeno avviene? Perché di fatto negli alimenti la quantità di vitamina D è veramente irrisoria, è irrisoria e
Ancor di più, in realtà non si trova assolutamente nei cibi che sono propri della nostra dieta, perché si trova più nel salmone, nell'olio di fecola di merluzzo, che sicuramente sono cibi che noi assolutamente non utilizziamo. Allora, al di là di quelli che sono gli apporti di vitamina D consigliati internazionalmente, la SIUM si è veramente espressa in maniera molto forte in questo senso, se non ricordo male con la presidenza di Sinigallia, fra l'altro, in cui è stato evidenziato che il fabbisogno di vitamina D varia da 1500 unità a 2300 unità, soprattutto negli anziani, che con la dieta ci siamo fatti il conto che in media ne introduciamo 300 unità, quindi abbiamo ovviamente una necessità di vitamina D che sicuramente deve essere di gran lunga maggiore a quella che produciamo. Gli alimenti, avete visto quali sono, non appartengono alla nostra dieta, l'esposizione solare è importante, ma di fatto se ne fa poca nelle nostre regioni. Nelle nostre regioni tutta una serie di farmaci interferiscono sul metabolismo e sull'assorbimento. La vitamina D, fra l'altro, va, lo dico adesso prima che lo scordo dopo, va ingerita sempre possibilmente con io dico con 10 grammi di parmigiano, perché essendo una molecola lipofila viene assorbita bene se in presenza chiaramente di grassi. Le dosi che vengono consigliate nel deficit severo da 300.000 unità a 1 milione di unità nell'arco di 1-4 settimane, la dose giornaliera di prevenzione e di mantenimento fra 800 e 2.000 unità giornaliere, e sicuramente questi sono i dosaggi che sono, come dire, più consoni a fare sì che riusciamo a mantenere nel tempo una quantità, diciamo, di vitamina D tale da permetterci di svolgere e di assolvere quelle che sono le funzioni alle quali, diciamo, la vitamina D è chiamata e comandata a funzionare non solo come vitamina, ma come vero e proprio grazie. Ormone. Grazie per aver aperto questa parentesi piuttosto importante sulla supplementazione della vitamina D. Prima di sentire l'intervento della dottoressa Virga D'Aula, dottore Galfo, fissiamo un altro aspetto legato appunto alla somministrazione della vitamina D. Evidentemente potrebbe essere anche questo un aspetto, se, tra virgolette, rivoluzionario, se vogliamo, innovativo. Lei cosa ne pensa? Per quanto riguarda l'osteoporosi, già il professore Sinigallia ha parlato e sappiamo già da tempo della necessità assoluta di un quantitativo sufficiente di vitamina D. Su questo abbiamo tutti certezze per quanto riguarda l'osteoporosi. Quello che vorrei chiedere, approfittando della presenza del professore Sinigallia, è quello di, visto quello che ha accennato Giovanni sulle grandi prospettive della vitamina D per quanto riguarda l'influenza sul sistema immunitario, sulla protezione nei confronti di varie neoplasie, da quello che si legge è molto incoraggiante. Visto che poi ha una certa, se misura la vitamina D in pazienti oltre una certa età, si trova una carenza al nord, al sud, al centro d'Italia, dappertutto. Quando cominciare la terapia, a che dosaggi per una protezione, non dico dell'osteoporosi, ma globale? Sì, la domanda è importante. Devo dire però che va considerato un aspetto, cioè questi dati sulla vitamina D come cofattore concausale di un numero enorme di patologie sono dati rilevati esclusivamente da studi retrospettivi, non da studi prospettici, cioè non ci sono studi di intervento con la vitamina D che ci hanno confermato in maniera definitiva che dando la vitamina D preveniamo il cancro del colon. Questo dato non c'è, quindi ragionando in termini di medicina basata sull'evidenza dobbiamo tenere conto, anche se le suggestioni che vengono dagli studi retrospettivi sono sicuramente degne di enorme attenzione da parte della comunità scientifica, però non sono dati derivati da studi di intervento e, come voi sapete, l'evidenza ultima deve venire fondamentalmente da uno studio di intervento. Detto questo, sicuramente la vitamina D dal punto di vista fisiopatologico ha molti agganci. Voi sapete che addirittura, tornando al simposio di prima, alla lettura di prima, ci sono dei dati che dicono che addirittura chi ha bassa vitamina D ha più probabilità di sviluppare l'artrite reumatoide, per esempio, cioè ci sono dei dati abbastanza forti in questo senso. Però non ci sono dei dati, ancora una volta, interventistici che ti dicono che se noi diamo la vitamina D riduciamo il pericolo di sviluppare un'artrite reumatoide.
Detto questo, la vitamina D è importantissima sul problema e soprattutto per lo scheletro. Sul problema dei dosaggi è molto importante, c'è una grossa diatriba, nel senso che la diatriba è tra chi vuole dosare la vitamina D e chi non vuole dosarla. Voi sapete che la vitamina D si può dosare nel sangue e si dosa il 25 idrossicolecalciferolo, sempre e solo il 25. Dosare l'1,25 è una cosa senza nessun senso. Si dosa cioè il metabolita epatico, perché è quello che ci dice quante scorte di vitamina D ha il nostro organismo. È importante dosarla o no? Costa dosare la vitamina D, costa 15 euro dosare la vitamina D, quindi è una spesa. Però io sono tra quelli che ritengono che dosare la vitamina D può essere un dato importante, perché nella mia mente l'approccio terapeutico con la vitamina D in termini di dosaggio è profondamente diverso nei confronti di un paziente che è molto carente di vitamina D rispetto a un paziente che invece ne ha abbastanza. Ne ha solo un po' meno del normale, diciamo. Dare la vitamina D è come riempire il serbatoio dell'automobile, cioè noi dobbiamo fare il pieno e poi cercare di mantenere il pieno. Chi ha carenze grosse di vitamina D, che viaggia sulle 5 nanogrammi millilitro o le 20 millimoli, quindi valori molto bassi, deve fare un carico di vitamina D, deve riempire il serbatoio di vitamina D, quindi bisogna usare le 300.000 unità una volta o due volte e poi mantenere sostanzialmente con un dosaggio che è intorno alle 800 unità quotidiane. Potete scegliere il metodo che volete, potete dare la cadenza settimanale, la cadenza giornaliera, la cadenza mensile, la cadenza semestrale è un pochino più discussa, però è importante rifornire il paziente e metterlo in condizioni di avere una vitamina D normale. Io credo che dosare la vitamina D, per esempio in una donna giovane che perde osso, in postmenopausa a 55 anni, dosare la vitamina D può essere importante, perché se è molto carente e noi diamo la vitamina D in questa paziente, probabilmente riusciamo a migliorarla e a stabilizzarla. In un paziente di 80 anni forse non ha molto senso dosare la vitamina D, perché è quasi certo che sia carente, ma in una donna giovane può essere importante, e se lo fate vi renderete conto che troverete un'altissima percentuale di pazienti gravemente carenti in vitamina D, cui la correzione può essere un elemento giustificato e può anche stabilizzare una condizione, e magari potete risparmiare l'uso di altri farmaci. Io non voglio dire che vada usata a tutti la vitamina D, però voi tenete conto che questa epidemia di ipovitaminosi D è un'epidemia assolutamente correlata al nostro stile di vita. Gli uomini oggi vivono in ambienti chiusi, sono perennemente relegati negli uffici, nelle scuole, nelle sale come questa. Cioè voi in Sicilia siete un po' più fortunati, siamo fortunati, noi facciamo eccezione, ma viviamo in ambienti chiusi, la vita degli uomini è dentro le mura dell'ambiente di lavoro, quindi dentro le mura domestiche. È un aspetto di cui tenere e questo conto. È importantissimo, perché questo probabilmente è la causa che determina questa gravissima epidemia di ipovitaminosi. Ok, grazie. A questo punto sentiamo la dottoressa Virga D'Aula. Ci sono tre domande preparate dai medici di base. Sì, cominciamo subito, grazie anche all'aiuto delle slide che lei ha preparato, il ruolo della DEXA per la diagnosi e il monitoraggio della terapia. E questa è la prima domanda che le pongono i medici di famiglia. Sì, però la slide, cerchiamo di prepararla, vediamo un po' se io riesco. Ecco, sta arrivando, arriva anche da lì, perfetto. Allora, la DEXA sicuramente è un esame strumentale di fondamentale importanza per la diagnosi di osteoporosi e anche per il monitoraggio della terapia farmacologica che eventualmente viene intrapresa nel tempo. Importante perché è l'esame che permette di valutare la massa ossea, o meglio la densità minerale ossea, la bone mineral density, in grammi su centimetro quadrato. Infatti la refertazione densitometrica si basa proprio sul confronto tra la BMD, il valore di BMD del soggetto che viene sottoposto a DEXA, e il valore di BMD e di un il valore medio di BMD di un gruppo di soggetti giovani adulti sani. L'unità di misura è espressa dalla deviazione standard dal picco medio di massa ossea, e sarebbe il T-score. Per cui l'OMS definisce normale, proprio in base al T-score, una densitometria
che abbia un T-score che è compreso tra più 2,5 e meno 1, il che corrisponde ad una perdita di massa ossea fino al 10%. Mentre si parla di osteopenia, quando la perdita di massa ossea va dal 10 al 25%, cioè abbiamo un T-score che è compreso tra meno 1 e meno 2,5. Si farà diagnosi osteoporosi soltanto quando la perdita di massa ossea supera il 25% e quindi il T-score è inferiore o uguale a meno 2,5. L'osteoporosi poi viene definita conclamata nel caso in cui, oltre ad avere un T-score inferiore o uguale a meno 2,5, avremo anche delle fratture di fragilità. La DEXA viene eseguita con una tecnica a doppio raggio X e praticamente è in grado di misurare la bone mineral density virtualmente su ogni segmento scheletrico, anche se le sedi in cui viene più frequentemente eseguita sono la colonna a livello lombare, il femore a livello prossimale, il radio sia a livello prossimale che a livello distale, il calcagno e poi c'è la valutazione densitometrica total body. Bisogna valutare che la riduzione di una deviazione standard determina un aumento del rischio di frattura che va dall'1,5 al 3% su ogni sito. Quindi la misurazione effettuata a livello dei singoli siti, cioè di colonna, femore, è predittiva di ogni tipo di frattura e non della frattura in quel sito. Bisogna tener conto anche del fatto che ci sono dei fattori che possono influenzare il risultato della DEXA. Per esempio, quando si esegue una densitometria su una donna di età superiore ai 65 anni, a livello della colonna possono essere presenti dei fenomeni osteoartrosici o anche delle fratture vertebrali. Per cui in questo caso diciamo che il valore della DEXA eseguita a livello della colonna lombare può essere diminuito e quindi è più preciso e più il valore della DEXA eseguita a livello del femore. Per quanto riguarda la total body, ancora oggi non c'è una documentazione sanitaria per la predittività del rischio di frattura. Bene, in questo punto voi dovreste inviare il paziente allo specialista, sì. Quando ci sono degli indicatori, l'abbiamo visto prima alla slide, red flags del decreto della rete di reumatologia regionale siciliana. Sì. Quando avviene questo processo esattamente sulla base dei vostri rilievi? Le red flags appunto servono proprio per fare questo, per identificare, visto che come si è detto l'osteoporosi è una malattia silente e quindi la diagnosi viene spesso fatta tardivamente. La diagnosi precoce serve comporta naturalmente un notevole risparmio sia come qualità di vita del paziente sia come costi. Per cui le red flags sono nate proprio per questo, per fare una diagnosi precoce e per inviare il paziente dal reumatologo del territorio che appunto fa parte della rete reumatologica. Quali sono? L'ipogonadismo oppure la menopausa precoce, cioè una menopausa prima dei 45 anni, sia chirurgica che chimica, o una menorrea prolungata oltre l'anno. Poi il trattamento con i corticosteroidi di cui si è parlato, l'assunzione di prednisone per più di 3 mesi consecutivi e la dose di 5 mg al giorno porta a un aumento della perdita di massa ossea. Altri farmaci determinano questi come la fenitoina, il fenobarbital, l'eparina, gli anticoagulanti. Poi tra le red flags troviamo la familiarità. Se nell'anamnesi il paziente riferisce che un parente di primo grado ha avuto una frattura a livello del femore, a livello vertebrale, bisogna preoccuparsi. La riduzione di altezza dei corpi vertebrali radiograficamente con la morfometria vertebrale di 4 mm, il basso peso corporeo, la BMI inferiore a 19 è da attenzionare. E poi le patologie, endocrinopatie come l'ipertiroidismo, l'iperparatiroidismo, il morbo sindrome di Cushing, il malassorbimento, la celiachia e poi artrite reumatoide e altre connettivite. Queste fanno parte, sono quel red flags, bandierine rosse, che ci devono fare preoccupare e far inviare il paziente dalle. Dottoressa, le chiedono anche quali sono i fattori di rischio. Sì, per quanto riguarda i fattori di rischio, io come ho detto, la DEXA è fondamentale per fare diagnosi osteoporosi, e questa diagnosi la facciamo quando il T-score è inferiore o uguale a meno 1. Però questo non basta, diciamo che questa è una soglia diagnostica,
Ci sono altri fattori che possono essere predittivi del rischio di frattura, aggiuntivi o indipendenti al rischio di frattura che ci dà la MOC. Quindi, tra altre cose, i fattori di rischio sono cumulabili e quindi questo ci permette di avere un indice, diciamo un rischio assoluto, quindi di raggiungere la soglia terapeutica che poi ci fa decidere se iniziare o no la terapia. I fattori di rischio possono essere divisi in tre gruppi, in modificabili, parzialmente modificabili e non modificabili. Per i modificabili abbiamo l'attività fisica, è importante fare attività fisica, il fumo, le donne che fumano hanno più osteoporosi, il consumo di caffè, il consumo di alcol e poi lo scarso apporto, l'introito alimentare, proteico e calcico. Ovviamente, dottoressa, per consumo di caffè... L'abuso di caffè. Non vogliamo preoccuparci. Invece tra i fattori parzialmente modificabili un po' sono quelli compresi già nel red flags, cioè il peso, la menopausa, le malattie endocrine, le malattie reumatologiche e l'uso di farmaci che già ho elencato. Tra i non modificabili naturalmente abbiamo l'età, la razza caucasica è più predisposta e poi la familiarità, perché sembra che il patrimonio genetico abbia proprio un ruolo fondamentale in questa variabilità interpersonalità della massa ossea. Io la ringrazio molto per questa parentesi che ha aperto, grazie alla dottoressa Virgadaula. Dottore Galfo, che cosa possiamo aggiungere sulla base di questa relazione? Così poi abbiamo due domande prima di chiudere da porre al dottor Sinigaglia e così poi andiamo in pausa. Arriva, eccolo. Penso che abbiamo parlato in maniera abbastanza ampia dell'osteoporosi, poi non per piaggeria, ma veramente la relazione è stata di grande aiuto per comprendere in maniera più profonda questa malattia. Naturalmente ci sono tante strategie terapeutiche, farmacologiche e non, che possono essere attuate per la prevenzione, il trattamento e soprattutto per la personalizzazione della terapia in base alle caratteristiche del paziente, in base al quadro clinico, in base ad altre patologie di cui è affetto. Grazie. A questo punto io vorrei andare un po' avanti. C'è un'altra domanda, professore Sinigaglia, che le viene posta dai medici di base. Si ritiene che l'osteoporosi della mandibola sia un problema rilevante? Qual è il suo punto di vista? Credo che lei si riferisca all'osteonecrosi della mandibola. Sì, le chiedo scusa, il word purtroppo poi le chiedo scusa, sì, questo conferma il fatto che io sia un intruso, le chiedo scusa. Voi sapete che recentemente abbiamo vissuto una serie di problematiche relative all'uso protratto soprattutto dei bisfosfonati, ma anche di altri farmaci che sono degli inibitori del riassorbimento osseo. Le due problematiche più importanti che sono venute fuori, perché la terza, quella del possibile induzione di un tumore dell'esofago da parte dei bisfosfonati, è stata assolutamente sconfessata. Le due problematiche fondamentali sono state la cosiddetta osteonecrosi della mandibola e le fratture atipiche. Allora, intanto per quanto riguarda l'osteonecrosi della mandibola, volevo precisare che non è un'osteonecrosi, ma è un'osteomielite della mandibola. È un'osteomielite che poi dà l'affioramento dell'osso, ma è un'infezione che si verifica a livello della mascella o della mandibola. Queste forme sono state effettivamente riscontrate in pazienti che hanno fatto uso di bisfosfonati, ma soprattutto, se non quasi esclusivamente direi, in pazienti oncologici. Voi sapete che i bisfosfonati vengono usati anche in oncologia dagli oncologi, perché hanno un effetto di ritardo e di miglioramento del dolore in situazioni di metastatizzazione dello scheletro, vengono utilizzati ampiamente. Il problema è che loro li utilizzano a dosi che sono circa 10 volte superiori a quelle che vengono utilizzate nella terapia dell'osteoporosi. E in questi pazienti si è registrata una incidenza superiore ai controlli di questi fenomeni, sia delle fratture atipiche sia di osteonecrosi della mandibola. Di osteopelite della mandibola. Noi non sappiamo qual è l'incidenza di questa patologia nella popolazione generale, sappiamo però che questi fenomeni sono dei fenomeni straordinariamente rari, assolutamente eccezionali,
descritti anche in pazienti nei trial che facevano uso di questi farmaci per l'osteoporosi, ma in percentuali veramente molto 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 basse, non tali da rappresentare un reale problema nella pratica clinica. È giusto però tenerne conto di queste segnalazioni, che sono invariabilmente legate a un'eccessiva soppressione del turnover scheletrico indotto da questi farmaci, tant'è vero che qualche caso è stato segnalato anche col denosumab, che è completamente diverso dai bisfosfonati, ma è un soppressore del turnover scheletrico. Bisogna tenerne conto, e cioè che cosa bisogna fare quando i dentisti ci telefonano e ci dicono: io non faccio nulla a questo paziente perché ha preso per 6 mesi l'alendronato piuttosto che un altro farmaco. Voi sapete che non è sufficiente sospendere il farmaco, perché il bisfosfonato per sua natura resta nello scheletro per molto tempo e induce una soppressione del turnover molto duratura, quindi non ha senso la politica del sospendere il farmaco temporaneamente, è un nonsense dal punto di vista scientifico. E quindi dobbiamo mettere in atto in questi pazienti, tenuto conto che fanno i bisfosfonati e che possono essere a un piccolo elevato maggior rischio di questo tipo di complicanza, mettere in atto tutte quelle pratiche che sono atte a prevenire una possibile complicanza di questo tipo, quindi un'adeguata igiene dentale e orale, quindi nella prossimità di un intervento chirurgico odontostomatologico una profilassi adeguata con degli antibiotici. Facendo e osservando questo tipo di regole è stato dimostrato che praticamente questo tipo di complicanza è stato sostanzialmente azzerato. Questo è un po' il panorama generale. Stesso problema per quanto riguarda le fratture atipiche, che sono estremamente rare, sono eventi che si verificano una volta ogni 100.000 pazienti. Io credo di aver trattato tantissimi pazienti con questi farmaci nella mia vita professionale e non ho mai visto un caso di ONJ, ho visto un caso, il primo caso di frattura atipica 2 settimane fa, peraltro in una paziente che aveva una comorbidità importante, perché era una paziente con un'artrite reumatoide che assumeva cortisonici da 20 anni, e quindi anche questo è un dato importante da mettere in conto quando si valutano questo tipo di complicanze. Dottore, c'è un'altra domanda a proposito della identificazione del rischio di frattura. Le viene chiesto se il FRAX e il DEFRA possono essere gli strumenti utili. Come ho detto prima, io credo che sia la strada futura, cioè questi sono algoritmi che consentono di valutare in maniera, direi, abbastanza obiettiva, sulla base del computo dei fattori di rischio, qual è il rischio individuale del paziente di presentare una frattura osteoporotica nei 10 anni successivi. E quindi è un po' un passaggio anche epocale dal punto di vista della nostra cultura. Mentre prima ci fermavamo al dato densitometrico, oggi abbiamo capito che il dato densitometrico deve essere integrato con altri fattori di rischio che il paziente può presentare, quindi si cerca di integrare queste notizie per valutare con un algoritmo il rischio di frattura. Altro è poi il discorso di decidere qual è la soglia che noi decidiamo di trattare, ma questo non dipende da noi clinici, non dipende da noi medici, dipende dalle risorse che questo Stato ha. Per esempio, negli Stati Uniti d'America, una paziente che ha un rischio con il DEFRA superiore al 3% di avere una frattura di femore nei 10 anni successivi ha diritto ad avere il rimborso dei farmaci. Io credo che da noi non sarebbe neanche pensabile questo tipo di ipotesi. Però io non so dirvi quale sarà la soglia a cui AIFA deciderà di dare la rimborsabilità di questi farmaci. Potrebbe essere il 15, potrebbe essere il 20, potrebbe essere il 30. Da un computo attuale che abbiamo fatto, oggi la nota 79, così com'è, consente di erogare farmaci gratuitamente ai pazienti quando il rischio di frattura è intorno al 70%. Quindi è una nota che comprime molto la rimborsabilità nella logica di quella che è la spending review di cui si è parlato tanto questa mattina. In ogni caso, dal punto di vista, come dire, culturale, è fondamentale imparare a ragionare in questi termini, cioè non più soltanto T-score basso e quindi do la terapia. T-score basso certamente, ma familiarità, fattori di rischio extrascheletrici, patologie concomitanti, abitudini di vita,
Ecco, questi algoritmi consentono esattamente in 5 minuti sul singolo paziente di avere un numero, esattamente come un numero guida la prescrizione delle statine per la prevenzione del rischio cardiovascolare. E quello che volevo dire in più è che quando noi somministriamo una statina per ridurre il rischio cardiovascolare, nella migliore delle ipotesi riduciamo il rischio di un evento drammatico come l'infarto del 20-25%. Con i farmaci che oggi noi abbiamo a disposizione riduciamo il rischio di frattura, che può essere un evento, come vi ho detto, premortale, riduciamo il rischio di frattura di femore del 40%, riduciamo il rischio di fratture vertebrali del 70%. Quindi è giustificato questo tipo di applicazione metodologica nella valutazione del rischio e nel definire poi quelli che sono i criteri che guideranno la rimborsabilità gratuita del farmaco al paziente. Professore, nell'uso del clodronato, luci e ombre risiedono soltanto nel fatto che sia ben tollerato ma una minore efficacia? È l'ultima domanda che le viene posta dai medici. Il clodronato ha qualche evidenza di efficacia antifratturativa sulle fratture vertebrali e sulle fratture non vertebrali, non ha evidenza di efficacia antifratturativa sulle fratture femorali, tuttavia queste evidenze sono state acquisite sulla base di trial clinici che sono stati condotti con formulazioni orali. Noi abbiamo a disposizione la modalità più diffusa di utilizzo è quella intramuscolare, qui da noi in Italia. È un farmaco sicuramente molto ben tollerato, è un soppressore del turnover molto meno rilevante dei farmaci che sono venuti dopo il clodronato, ma è un bisfosfonato e quindi ha un suo meccanismo d'azione, può avere una sua giustificazione. Si tratta poi la terapia dell'osteoporosi, come per tutti gli altri settori, diciamo, clinico-terapeutici, deve essere sostanzialmente, secondo me, personalizzata sul singolo paziente. Grazie. Le conclusioni le affidiamo al dottor Galfo, così chiudiamo questo secondo segmento. Più che conclusioni, visto che si parlava di clodronato, più che conclusioni che trovano, lasciano il tempo che trovano, secondo me, parlando del clodronato, avevo interesse di sapere qualcosa di più sull'uso nell'ipercalcemia maligna per via sottocutanea, se c'è qualche studio. Via sottocutanea? Sì, ho letto qualcosa di questo tipo. E nelle infiltrazioni intraarticolari per l'effetto sicuramente antalgico del clodronato, l'effetto sia analgesico che antinfiammatorio che si prospetta del quello che è stato già dimostrato, insomma, nelle neuroalgo distrofie, nell'edema osseo. Dunque, per quanto riguarda l'ipercalcemia maligna, certamente i bisfosfonati sono una metodologia di approccio ragionevole, perché quando vengono utilizzati più che per via sottocutanea, io presumo per via endovenosa, perché vengono utilizzati per via endovenosa e sono in grado di risolvere situazioni d'emergenza. Il clodronato va benissimo, vanno benissimo anche altri farmaci che si usano per via endovenosa per abbassare la calcemia in questi pazienti, che l'ipercalcemia maligna può essere un evento mortale per il paziente, evidentemente, quindi questi farmaci sono certamente molto indicati. Per quanto riguarda l'uso intraarticolare, devo dirti che io non ho nessuna esperienza, perché ho la sensazione che se metto il clodronato, una molecola come il clodronato, dentro l'articolazione, intanto temo di scatenare una reazione iperalgica del paziente, e in secondo luogo il clodronato nel giro di pochi secondi, meno di un minuto, nell'articolazione non c'è più, soprattutto e massimamente se lo metto in un'articolazione che è in preda a un fenomeno infiammatorio, dove ci sono dei fenomeni di aumento della vascolarizzazione locale che portano via tutte le molecole. È lo stesso motivo per cui facciamo fatica ad avere dei risultati quando cerchiamo di mettere un biologico dentro l'articolazione, forse l'ha fatto anche Di Matteo, io l'ho fatto, però scappa subito perché va via subito. Allora l'idea nostra era stata quella di provare a capire se si poteva in qualche modo incarcerare il clodronato dentro una struttura che potesse garantirne la permanenza dentro l'articolazione, per esempio i liposomi, ma poi non abbiamo mai proseguito in questo senso qua. Sull'effetto analgesico devo dirti che non ci sono dati consistenti, però fare dei cicli di clodronato endovenoso in pazienti che hanno avuto recentemente delle fratture vertebrali e che inducono dolore
è una prassi che un po' tutti facciamo, non c'è un dato di medicina basato sull'evidenza, però la sensazione è che un certo effetto analgesico questo farmaco ce l'abbia. Bene, io vi ringrazio. Prima però di salutare i nostri ospiti, ci sono delle domande da parte del pubblico? Siamo assolutamente, anzi, sono sicuro che sono a vostra disposizione per rispondere ad eventuali quesiti, fermo restando che poi nella sessione pomeridiana ci sarà la stessa possibilità che sarà data. Prego, si accomodi pure, c'è un microfono a sua disposizione, la raggiunge subito la nostra hostess, prego, lo puoi raggiungere. Grazie, sta arrivando, poi ti serve un microfono? Allora posso, magari poi passo il mio. Conduttore e moderatore, posso dividere il microfono, così si dice. Prego, l'ascoltiamo, nome e cognome per favore, e poi a chi è rivolta la domanda. Mi chiamo Chivinti, era una domanda semplicissima al professor Senigallia, e c'è sempre stato un problema con i dentisti. Qual è il periodo di sospensione, eventualmente proprio sicuro, certo, del bifosfonato per poter poi attivare, cioè attivarsi il dentista, sulla, perché abbiamo problemi di comprensione, 3 mesi, 6 mesi, non si capisce mai niente. Ma dipende dal tipo di bisfosfonato che si utilizza, però ripeto, io non punterei tanto sul problema della sospensione quanto sul problema di osservare delle regole di comportamento atte a minimizzare questo tipo di complicazione. Devo dire che dai dati, se osserviamo i dati della letteratura, per esempio, dipende molto, perché ogni bisfosfonato ha un'affinità per lo scheletro diversa. Per esempio il risedronato è un bisfosfonato che scappa molto più rapidamente dallo scheletro di quanto non faccia l'alendronato. Lo zoledronato è un farmaco che ha molta più affinità, per cui se uno vuole ragionevolmente essere sicuro di essere fuori dalla zona critica, l'ordine di sospensione è di anni, non è di mesi, neanche di settimane. Però credo che concettualmente non sia questa la strada che va seguita. Una volta che un paziente è in terapia, è molto meglio essere in accordo con l'odontoiatra e cercare di mettere in atto tutti gli strumenti preventivi per evitare una complicanza di questo tipo, che, ripeto, ai dosaggi che vengono utilizzati per l'osteoporosi è una complicanza straordinariamente rara. Sì, dottore, le chiedo, sì, prego, facciale la domanda, chiedo di pazientare giusto un attimo perché è una domanda pertinente a questa risposta. La prego, sì, di pazienza. Ci vuole il dentista, sono un dentista, finalmente. Ok, va bene, allora l'aspettiamo, sentiamo questa domanda e poi a lei la parola. La grazie. Domanda a Gigi, non dico per fugare dubbi, ma meglio ancora. Gigi poco fa ha parlato di un numero che riguarda le fratture tipiche di femore, di cui oggi si parla tanto. 1 su 100.000 pazienti trattati, che sono numeri veramente più che sparuti ed equivalenti allo zero, e probabilmente, per quello che ho visto in letteratura, sicuramente forse si equivalgono a quelli trattati con placebo, perché insomma sono eventi strarrari. Per quello che riguarda l'ONJ, pazienti trattati con i bifosfonati orali, in Italia, che tu sappia, negli ultimi 2 anni quanti pazienti hanno avuto l'ONJ? Ma io il dato assoluto non lo conosco, però il problema epidemiologico, vedi, è un problema fondamentale, perché noi non sappiamo qual è l'incidenza dell'ONJ nella popolazione generale, quindi non possiamo fare uno studio di confronto, perché nessuno la conosce questo tipo di incidenza, quindi non ci sono numeri da questo punto di vista, però è certamente un evento straordinariamente raro ai dosaggi che vengono utilizzati. Un momento, il problema è che dobbiamo metterci d'accordo su quali pazienti sono trattati con i bisfosfonati, perché è ovvio che noi dobbiamo trattare i pazienti che meritano effettivamente questo tipo di trattamento. In questi pazienti, voglio dire, l'effetto positivo del bisfosfonato in termini di prevenzione della frattura è enormemente superiore al rischio eventuale e teorico che noi facciamo correre al nostro paziente. Grazie a lei, dottore, grazie per la pazienza. Sono lei. Un dentista. Prego. Affrontiamo il problema ogni giorno, perché purtroppo noi vediamo sempre questi pazienti, soprattutto le pazienti anziane, ma non le vediamo mai prima di instaurare la terapia con i bifosfonati. E un'altra cosa, ritiene corretta la terapia preventiva, quindi prima dell'intervento chirurgico, con metronidazolo, amoxicillina e acido clavulanico? Una terapia precedente all'intervento odontoiatrico? Sì, certamente la ritengo corretta, sì, certo.
Bene, c'è qualche altra domanda? Certo, poi sentiamo anche... Giovanni Ottaviano, medico di famiglia. Benvenuto, a lei la domanda. Sì, il professore Senigalli, approfittando della sua presenza e la sua competenza in questo campo. Nella pratica clinica, se si switcha, oggi si usa il termine così, se si cambia la terapia con bisfosfonati verso il granellato di stronzio, bisogna tenere presente gli anni di somministrazione della precedente terapia, visto che ci sono bene o male dei limiti. Oggi gli studi parlano almeno di da 5 a 9 anni di terapia complessiva. E se, ripeto, se si passa da una terapia da bisfosfonati con il ranelato, bisogna tenere conto che comunque il tempo massimo di somministrazione di terapia antiriassorbitiva deve comprendere quel lasso di tempo. Grazie. Grazie a lei. Allora, sul problema della durata della terapia si è scritto molto e anche ultimamente si è puntualizzata un pochino la situazione. I dati dei trial arrivano a 10 anni sostanzialmente, quindi abbiamo dei dati di trialistica che arrivano a 10 anni. Dopodiché, secondo me, il problema è quello di capire se abbiamo di fronte un paziente ad alto rischio o se abbiamo di fronte un paziente che non è più ad alto rischio perché ha fatto tutti questi anni di terapia. Se il paziente non è più ad alto rischio o perché ha migliorato la sua situazione o perché la sua densità minerale ossea è rientrata in un range di osteopenia o addirittura di normalità, è evidente che quel paziente deve in qualche modo sospendere la terapia, questo è ovvio. Ma se siamo di fronte a un paziente che continua ad essere un paziente ad alto rischio, il problema di questo tipo di complicanze è enormemente superato da quelli che sono gli effetti benefici che il farmaco induce in termini di riduzione del rischio di frattura. Quindi si tratta di valutare il paziente. Dopodiché ognuno può fare come vuole perché non ci sono dati, non ci sono dati sul mantenimento. Ci sono anche dei clinici che per esempio riducono la somministrazione, riducono la posologia del bisfosfonato. In un paziente che è stabilizzato, che ha avuto un grosso miglioramento di densità minerale ossea, invece di fare la cadenza settimanale fanno la cadenza quindicinale per esempio. Lo zoledronato invece di essere fatto una volta all'anno viene fatto una volta ogni anno e mezzo, una volta ogni due anni. Questo è possibile con questi farmaci, perché la cinetica di questi farmaci è tale per cui persistono, l'attività dentro lo scheletro persiste anche dopo la sospensione. Ma il concetto fondamentale su cosa fare è strettamente legato a alla valutazione del rischio individuale, cioè in un paziente che fa da 8 anni bisfosfonati e che ha avuto una frattura di femore, io non mi sognerei mai di dare il ranelato, non ci penserei neanche. Perché? Perché il ranelato ha un'evidenza sulle fratture di femore che è infinitamente più bassa rispetto a quella dei bisfosfonati. Dottore Bentivegna, una domanda? Osteoporosi grave, plurifratturato. Osteoporosi grave, plurifratturato, teriparatite. Dopo? Dopo sicuramente gli antiriassorbitivi, perché ormai il concetto della terapia sequenziale sta prendendo veramente molto piede, sta diventando molto di moda nel campo dell'osteoporosi, la terapia sequenziale. Noi sappiamo che dai dati che il paziente che ha preso bisfosfonati prima e che poi fa teriparatide ha una risposta che almeno inizialmente è un pochino più bassa. Sappiamo che invece il paziente che ha fatto teriparatide per due anni ha una risposta enormemente positiva alla somministrazione di un antiriassorbitivo dopo la teriparatide, che può essere il bisfosfonato o può essere denosumab. Quindi è vantaggioso questo tipo di aspetto. Teriparatide dà spazio per fare successivamente una terapia antiriassorbitiva. Non ci sono studi di terapia sequenziale, però l'ideale nella mia mente potrebbe essere quello di fare 6 mesi di denosumab seguiti da 6 mesi di teriparatide e seguiti poi ancora da 6 mesi di denosumab e via così. E in questo modo nei pazienti più severi, polifratturati, probabilmente questo è il modo migliore per portare a casa un risultato utile. Non ci sono comunque limitazioni alla sequenzialità, anzi. Oggi è uscito addirittura un trial recentemente, ho visto dei dati proprio l'altro giorno, molto molto curioso, in cui addirittura denosumab e teriparatide venivano somministrati contemporaneamente, cioè il paziente faceva contemporaneamente l'iniezione sottocutanea di denosumab e faceva l'iniezione sottocutanea quotidiana di teriparatide. Questi pazienti sono stati confrontati con due braccia
teriparatite singolo e denosumab singolo, e in effetti questa combinazione, la terapia di combinazione, dà dei risultati migliori, però sono dati su pochi pazienti che sono stati seguiti per un anno. Però io credo che la chiave della terapia sequenziale sia una chiave interpretativa molto interessante, che probabilmente prenderà molto piede nei prossimi anni, perché la terapia sequenziale va dietro proprio a quel che vi dicevo prima, cioè al cycling del rimodellamento scheletrico, e quindi credo che sia importante e che possa avere una buona prospettiva. Beh, abbiamo l'ultima domanda. La dottoressa Battaglia voleva sapere l'età dei pazienti arruolati per questo studio. Quale studio? Questo della doppia terapia combinata? Sì. 61-62 anni di media. Giovanni, scusa, tu che sei sul territorio e quindi hai esperienza diretta, qual è il comportamento, se linee guida si possono definire, per quanto riguarda la prescrizione, cioè chi sono i pazienti che devono essere sottoposti a densitometria ossea, intendendo sempre lombare femorale e morfometria? Beh, ovviamente io dico sempre, da questo rapporto che c'è fra specialista e medico di famiglia è fondamentale, perché è quello che ci permette di dare le risposte migliori. Io mi definisco per certi versi forse un terapeuta eccessivo, in quanto seguo la battuta che ha fatto poco fa Gigi a proposito del rischio di frattura, cioè il rischio di frattura io lo sgancio dalla nota 79, nel senso che il paziente va trattato per quello che ha e non per quello che prevede il Ministero, perché quello che prevede il Ministero è un paletto di tipo economico e non è un paletto di tipo clinico. Quindi se il paziente, a mio avviso, è un paziente che ha necessità di avere somministrato il farmaco dell'osteoporosi, se lo specialista e il medico di famiglia sono entrambi intelligenti, cercano di convincere il paziente a comperarsi anche il farmaco, perché diventa un investimento per la salute futura di quella persona. E io sfido, se una donna è a rischio secondo i parametri clinici della densitometria ossea, anche se non rientra nella prescrizione con la nota 79, alla fine è meglio spendere quei 30 euro al mese, 40 euro al mese, quelli che sono, ma se servono veramente ad avere una diminuzione, a fare sì che quella paziente non si fratturi quando è anziana, io non vedo quale donna a questa condizione si possa frenare sotto questo aspetto. Comunque, quindi valutare bene quello che è il valore della densitometria secondo i parametri che sono già stati detti dalla collega che li ha ben esposti, ma accoppiandoli ovviamente a quelli che sono i fattori di rischio, che sono fondamentali. Io, da non fumatore, dico che il fumo è uno dei fattori di rischio, comunque sicuramente anche quelli da tenere in considerazione, da mettere nel conto. Tutte le ragazze che oggi hanno una bassa massa muscolare, per intenderci, utilizzando i modelli delle modelle televisive che ci sono tutte ragazze che saranno tutte osteoporotiche fra un paio di anni, perché sapete che c'è un rapporto strettissimo fra le scariche piezoelettriche che danno i muscoli sull'osso e lo sviluppo della massa ossea. Quindi una ragazza che è una silhouette sarà un'osteoporotica. A parole è facile dirlo, ma andatevi a dire alle nostre figlie, cerca di mettere una... Speriamo che vengano da noi più numerosi in ambulatorio. Questo sicuramente. Sono carine. Questo sicuramente, ma è un concetto che chiaramente va anche parametrato a quello che è l'ambiente e la società in cui viviamo, che è sicuramente difficile far passare alcuni messaggi. Comunque mettiamoci anima e cuore, e secondo me con questo grande sforzo di volontà reciproca riusciamo a raggiungere obiettivi comuni. L'ultima cosa, per spezzare un ultimo lancio sul denosumab, da reumatologo devo dire che rispetto a tutti gli altri farmaci per l'osteoporosi ha una marcia in più, perché lavora anche sul rallentamento delle erosioni ossee nei pazienti con artrite reumatoide. Questo lo dicono gli ultimi lavori che abbiamo visto pubblicati di recente. Grazie a questo punto al dottore Giovanni D'Avola, grazie al dottore Luigi Senigallia, grazie per essere stato con noi, il moderatore, un applauso, il dottore Galfo e naturalmente la dottoressa Virga D'Avola. Finisce così la sessione mattutina delle giornate IBLE della salute, a più tardi con il terzo appuntamento. Bene, si ricomincia alle 14:45, me l'han detto, cioè io riferisco semplicemente. Buona pausa a tutti.